tavolo Electrolux. Ah, ieri è andata l'assessore Valentina Prea a Roma perché io ero impegnato a Bruxelles, per la presentazione di Expo con il Presidente del Consiglio. Purtroppo non ho potuto andare. C'è stata una relazione dell'assessore Prea in giunta, però mi pare di condividere l'opinione di chi dice che la risposta venuta dall'azienda non è soddisfacente. Noi abbiamo fatto una cosa importante però. Abbiamo tenuto un atteggiamento di sostegno e di solidarietà nei confronti delle altre regioni, perché l'idea era quella di intervenire negativamente sulla presenza di Electrolux in Friuli Venezia Giulia, salvaguardando invece la situazione in Lombardia. E noi abbiamo detto che invece le regioni operano come un unico soggetto e quindi sosteniamo le ragioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, e l'abbiamo espresso chiaramente ieri. Allora, si è arrivati a un accordo di programma per quanto riguarda la questione della caserma e Piazza della Repubblica a Varese, lei ha assicurato anche le risorse. Sì, abbiamo istituito oggi la segreteria tecnica che dovrà procedere alla redazione dell'accordo da approvare entro il 31 marzo. Tempi molto rapidi per la soluzione di un problema, di una questione che attende soluzioni da oltre 20 anni a Varese. Finalmente l'abbiamo trovata. Abbiamo anche individuato l'impegno finanziario di Regione, 15 milioni di euro, che verrà formalizzato naturalmente quando sarà il momento di formalizzarlo. E oggi abbiamo dato l'avvio al procedimento e quindi la segreteria tecnica sarà insediata a Varese, presso lo STER di Varese, e il comune è stato incaricato, come avevo promesso, di seguire lo sviluppo tecnico, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista progettuale di questo importante intervento. Per la città, perché è importante questo progetto? Basta passare lì da Varese, chiunque passi per Varese passa davanti a questa caserma, una caserma storica, che però è lì immobile, anzi cadente, magari fosse immobile, non lo è purtroppo perché sta per cadere, e quindi è un intervento assolutamente importante per riqualificare una delle piazze più importanti di Varese. L'idea è quella di realizzare il nuovo teatro stabile del comune di Varese, spostando la tensostruttura che c'è da dove adesso in questo luogo e ristrutturando tutta la piazza, non solo quindi la caserma. Infatti l'accordo di programma prevede un intervento su tutta la piazza. La caserma, il Collegio Sant'Ambrogio, che sarà liberato dal rettorato, trasferito al campus universitario di Bizzozero, e l'attuale teatro tenda, che sarà trasferito lì dove c'è la